Una buona serata a tutti voi e ben ritrovati come sempre, cari amici e care amiche di Angoli. Grazie per essere con me anche in questa serata di festa e quindi un buon 25 aprile a tutti voi. Torniamo indietro di qualche giorno al 13 aprile, quando ad Alasso si è tenuto il Festival Nazionale della Cucina con i Fiori, giunto alla sua quinta edizione. Giornalisti enogastronomici, scrittori e chef che ormai d'abitudine hanno inserito nelle loro ricette l'utilizzo di fiori eduli, si sono confrontati molti i relatori, tra di loro il nostro prossimo ospite che vedete anche in grafica, è collegato con noi il dottor Marco Missaglia. Ciao Marco, ben arrivato ad Angoli e grazie come sempre. Grazie dell'invito, ben trovati anche voi, grazie. Quindi Marco, che cosa è uscito da questo momento così interessante di confronto? I fiori non soltanto sono belli e ci allietano, ma hanno anche un valore nutrizionale, ci fanno bene. Tu che sei stato relatore ed esperto in questa direzione, che cosa hai detto? Ma ho detto che in effetti sono una scoperta questi fiori, perché più volte ne parlavamo anche con voi dei vantaggi e delle proprietà benefiche della frutta e della verdura colorata. In effetti i polifenoli che sono contenuti nei frutti molto colorati, dal viola all'arancione al giallo, sono chiaramente una fonte di preziosi antiossidanti che si oppongono ai danni dei radicali liberi. Ecco, quali sono eventualmente i fiori che in realtà possiamo utilizzare? Cioè quelli comunque di utilizzo magari più comune, mi viene in mente il tarassaco, non lo so se ha un utilizzo. Ma e tu ci vuoi suggerire qualcosa? Mi viene in mente il nasturzio, che conferisce un gusto anche un pochettino piccante, quindi in grado di impreziosire le carni, di impreziosire gli alimenti, ma al tempo stesso il nasturzio è in grado di permetterci di evitare l'eccesso di sale. Mi viene in mente la salvia, mi viene in mente la viola, mi viene in mente la genziana, mi vengono in mente tanti fiori che possono essere non solamente da diciamo coreografia, da scenografia, quindi alla presentazione dei piatti, ma possono essere essi stessi una fonte di questi preziosi antiossidanti. Pensate che l'epicatechin gallato, le catechine, i polifenoli che troviamo banalmente, per esempio nel tè, nel caffè, nella cannella, li possiamo trovare appunto in questi fiori, ovviamente nei petali, perché sono la parte edibile. Ovviamente attenzione al polline, perché il polline dei fiori può essere una fonte, una presenza di allergeni, quindi potrebbe avere un'azione allergizzante in alcuni soggetti, ma invece la parte del petalo, dove abbiamo appunto questi polifenoli, la ricchezza di queste sostanze, può essere davvero un elemento che ci può aiutare proprio a stare bene in salute. Pensate che addirittura ci sono dei principi attivi che possono aiutarci a proteggerci contro l'innalzamento della glicemia, quindi controllare il giro vita e addirittura avere un'azione modulante sul livello glicemico, così come lo possiamo trovare per esempio in tanti altri alimenti. Ecco Marco, e la regia ci ha mandato, non a caso, perché volevo porti proprio questa domanda, anche delle immagini in grafica di aglio, erba cipollina e quant'altro, che certo, magari non so se rientrano proprio nella categoria fiori, ma sicuramente in piante aromatiche che poi il fiore ce l'hanno effettivamente. Anche questi, benissimo, insieme per esempio all'aneto e ad altri, possono rientrare in questa categoria, quindi facciamone buon uso e consumo? Assolutamente, è interessante quanto dici, perché mentre lì nel convegno abbiamo affrontato e gli chef stessi hanno proposto proprio la cucina con i fiori, quindi dicevo, ho fatto l'esempio del nasturzio, ma però anche di altri fiori come elemento non solo decorativo ma anche come ingrediente. Tu parlavi invece per esempio dell'aneto, i semi dell'aneto, così come i semi del cumino, così come la stessa cipolla, hanno delle proprietà, se vogliamo, lì non parliamo proprio di fiori, ma parliamo proprio banalmente della cipolla, la ricchezza sta appunto negli alghi sulfuri che sono presenti nella buccia della cipolla. Pensate che addirittura la quercetina, di cui spesso si parla, anche noi medici la proponiamo come rimedio antivirale, antinfiammatorio, antiossidante, la quercetina, ebbene,
è presente in tantissimi alimenti, per esempio anche nella mela, però è presente anche nella buccia della cipolla. Quindi la cipolla, in quel caso lì, la possiamo usare, non è un fiore chiaramente, ma la possiamo usare come alimento e come prezioso scudo contro l'effetto dei radicali liberi. E ancora una volta abbiamo parlavamo anche della salvia, che la salvia può aiutarci, ha delle funzioni appunto emollienti, depurative, ma c'è proprio una grande ricchezza, proprio perché la scienza, la ricerca biochimica dimostra come questi polifenoli sono amici della salute, sono coadiuvanti appunto contro le malattie croniche. Le malattie croniche può essere anche l'aterosclerosi. Quindi l'acido cinnamico che troviamo banalmente nella cannella, che aiuta a tenere basso, come dicevo prima, il livello anche della glicemia, è una cosa che banalmente possiamo introdurre mangiando magari la cannella, ma non solamente, nella buccia per esempio dell'uva. La buccia dell'uva è uno degli alimenti più ricchi in polifenoli. Questi polifenoli, abbiamo detto, abbiamo capito già tante volte, ne abbiamo sentito un po' nominare questo nome, sono favorevoli proprio contro le malattie degenerative, contro l'aterosclerosi, contro l'infarto. Quindi mettere un po' di colore sui nostri cibi, nei nostri cibi, non solo aggiungendo i fiori, ma magari aggiungendo, come dicevi tu, queste spezie, la cannella, piuttosto che magari mi viene in mente anche il curry, quindi la curcuma, la curcumina è ricca anch'essa di antiossidanti, lo zafferano, penso al nostro risotto alla milanese, assolutamente è qualcosa che ci può portare dei benefici, ma nella vita di tutti i giorni. Quindi non possiamo curare una malattia con i fiori, però dobbiamo imparare nella vita di tutti i giorni, quando mangiamo, quando ci nutriamo, quando prepariamo i cibi, a considerare anche questa scelta come antiossidante, come prodotti che appunto ci regalano benessere e salute. Ottimi consigli come sempre, quelli che arrivano dal nostro Marco Missaglia, che io saluto e ringrazio, invito a tornare ad Angoli sicuramente. Grazie Marco e buon lavoro, a prestissimo. Con molta buona voglia, grazie ancora a voi, buona serata. Grazie, ed ora arriva una ricetta che utilizza proprio dei fiori, rimanete lì. E siete sicuramente ancora in tempo per preparare la cena proprio tra pochissimo con questa ricetta, come sempre facile, gustosa e anche molto colorata, che come sempre ci propone lei, la nostra blogger di cucina Gloria Brolatti. Ciao Gloria, bentornata ad Angoli, ciao, grazie. Ciao, buona serata a tutti. Allora partiamo subito, che cosa ci proponi, che cosa serve e come prepariamo, vai. Senz'altro, l'ho chiamata tortata perché è un misto tra una torta e una frittata, con il vantaggio che potremo usare il forno in questi giorni, un amico fedele, perché riscalda con le temperature gelide che ci sono. In realtà tortata è un po' torta perché è così che si presenta, ma nasce frittata, e quello è. Quindi è di una semplicità assoluta, ma altrettanto gustosa. Per chi avesse molto coraggio, se il tempo migliora per le prossime scampagnate, può anche essere il piatto ideale da portare nel bosco, sull'erba, per una merenda. Speriamo bene. Quindi, quali sono gli ingredienti indispensabili? Li leggiamo insieme. Per la tortata di zucchine e fiori, per 4 persone occorrono 6 uova, 250 g di ricotta, 5 zucchine di media grandezza col fiore oppure 5 zucchine e 5 fiori, uno spicchio di aglio a piacere, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai abbondanti di parmigiano reggiano grattugiato ben saporito, sale e pepe a piacere. Questa ricetta è veramente di una semplicità assoluta. Cominciamo a lavare e mondare le nostre zucchine, le tagliamo a rondelline fini, le mettiamo in una padella ampia, antiaderente, con poco olio e cerchiamo di soffriggerle in una maniera però sana, e quindi mescolandole spesso a fuoco medio-alto e salandole solamente a fine cottura. Dopodiché puliamo i fiori, ci vorranno 15 minuti di cottura,
Puliamo i fiori avendo l'accortezza di togliere loro il pistillo e di non sciuparli con l'acqua, asciugandoli bene con carta da cucina, li teniamo da parte. Accendiamo il forno a 180 gradi, in una ciotola rompiamo le uova, le sbattiamo molto molto bene affinché gonfino, aggiungiamo la ricotta e continuiamo a mescolare, aggiungiamo anche il parmigiano e le zucchine, avendo cura di tenere da parte una dozzina di rondelline per decorare la nostra tortata. A questo punto aggiustiamo di sale e pepe e abbiamo una miscela che verseremo in una pirofila oliata. Disponiamo il tutto, prendiamo i fiori, li apriamo e facciamo una sorta di corona colorata, gialla, bellissima, completando con le rondelline di zucchina. Quindi inforniamo a 180 gradi, forno preriscaldato, per circa 20-25 minuti a seconda del forno. Si può gustare calda in questi giorni, senz'altro piacevolissimo. Come potete vedere adesso, l'immagine è anche molto bella e appetitosa, quindi anche un piatto che si può servire quando ci sono ospiti o amici a cena. È gustosissima, leggera e soprattutto si può consumare calda, tiepida o addirittura, se arriverà la bella stagione come ci auguriamo, anche fredda. Una bellissima ricetta come sempre. Ricordo agli amici a casa che questa e tutte le ricette di Gloria le potete ritrovare sul sito www.emotigipo.com, dove potete anche postare, commentare, mandare le foto delle vostre realizzazioni. Sicuramente Gloria sarà molto contenta. Vai! Sono anche su Instagram Emoticibo e anche su Instagram, mi raccomando seguitemi. Social al 100%, grazie a Gloria Brolatti, ma la ritroveremo. A presto, grazie Gloria, ciao, grazie. Grazie, buonasera. Grazie. Una pausa velocissima e poi di nuovo insieme ad Angoli.